Benvenuti, buona giornata a tutti. Chiedo ai fotografi che hanno già lavorato di sotto di lasciare che cominciamo in questo lunedì che ormai nel lessico della recessione mondiale, ahimè, ci siamo abituati a chiamare il lunedì nero, perché di nuovo è un lunedì nero, di nuovo si parla di un colosso che scricchiola, in questo caso l'HSBC. E allora a maggior ragione mi piace introdurre l'intervento di Mohammed, del premio Nobel Mohammed Yunus, con questo invito che ho ritrovato in una conferenza, lui non può ricordarlo, che fece a Roma 10 anni fa, anche all'epoca fui moderatore, c'era già la Feltrinelli che presentava il suo primo libro, Il banchiere dei poveri. Il credito deve essere considerato un diritto umano, come la casa e il cibo, anzi il primo diritto umano, la base per mettere uomini e donne in condizione di affrontare la vita. Insieme a Yunus si confrontarono nel 99 il ministro dell'epoca delle pari opportunità, Luigi Ciotti, Tano Grasso, Carlo Borgomeo e il direttore della Banca d'Italia Carlo Pisanti, ma nell'invito si precisava, sia ben chiaro, il microcredito è faccenda marginale, molto distante da noi. Nel 1999, 10 anni fa, non era probabilmente concepibile l'approccio diverso che oggi noi tutti, a partire dagli uomini della finanza rimessi in discussione nelle loro convinzioni, nelle loro culture, dalla crisi che stiamo vivendo, sono chiamati oggi a interpretare, cambiando profondamente, radicalmente, forse per scoprire che il microcredito, che la Grameen Bank, non sono una faccenda così marginale e periferica. Chiedo a Carlo Feltrinelli, che è l'editore italiano di Mohammed Yunus, di portare il suo saluto, dopodiché ascolteremo lo stesso Yunus e poi seguirà un dialogo con il padrone di casa, con il presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che come sapete è anche presidente del coordinamento delle fondazioni bancarie italiane e quindi è un interprete, diciamo, con immediate e dirette responsabilità di questa fase di trapasso. Prego Carlo. Buongiorno, come Presidente della Fondazione Feltrinelli do il mio più affettuoso benvenuto al Professor Yunus, ringrazio sentitamente anche la Fondazione Cariplo, il suo Presidente, Avvocato Guzzetti, per averci permesso di organizzare insieme questa iniziativa. Naturalmente non è la prima volta il Professor Yunus in Italia, ma questa sua visita ci fa particolarmente piacere perché coincide con i 60 anni della nascita della Fondazione Feltrinelli. Proprio nel 1949 prendeva avvio il primo nucleo della biblioteca che costituisce quel formidabile patrimonio archivistico e documentario che sta proprio qui di fronte, in via Romagnosi 3, e che quotidianamente viene consultato e visitato da studiosi e ricercatori di tutto il mondo. Ma la presenza del professor Yunus in Italia ci fa molto piacere perché gran parte dell'attività scientifica della nostra fondazione è dedicata proprio a riflettere sui limiti e le opportunità della società globale. Grazie al sostegno della Fondazione Cariplo, e veramente ringrazio per l'attenzione che ci hanno dato, la Fondazione Feltrinelli in questi anni ha fornito numerose opportunità di confronto e di incontro attraverso i colloqui internazionali di Cortona, attraverso i seminari, attraverso le sue pubblicazioni, alla più qualificata ricerca internazionale. Ricordo che i keynote speakers dei nostri ultimi colloqui sono stati Amartya Sen, Nancy Fraser, Antonio Cassese, Alain Touraine, e con loro abbiamo discusso, ci siamo confrontati sulle trasformazioni più significative della contemporaneità, con particolare attenzione alle questioni che riguardano lo sviluppo umano, i diritti universali
i nuovi scenari geopolitici e i nuovi attori sociali. Quindi la presenza del professor Yunus è in qualche modo un incoraggiamento molto forte a continuare in questa linea ambiziosa, ma credo coerente con gli scopi che portarono 60 anni fa alla creazione di una biblioteca sulla storia del movimento operaio internazionale e sulle varie forme di pensiero sociale. Il professor Yunus, come ha ricordato Gad Lerner, lo abbiamo conosciuto come editore 10 anni fa, in occasione della pubblicazione del suo primo libro, Il banchiere dei poveri, che ha avuto numerosissime edizioni in Italia e penso abbia contribuito in qualche modo a far conoscere l'esperienza della Grameen Bank in Italia. L'anno scorso è uscito il suo nuovo libro, Un mondo senza povertà, che proprio diciamo nel momento in cui il tema della povertà è diventato di grande attualità, la crisi economica infatti ha fatto rendere conto a noi cittadini del primo mondo di quanto fosse sbagliato localizzare altrove la povertà. E diciamo nelle nostre capitali mondiali la presenza concreta di poveri, nuovi poveri, è sempre più evidente sia nelle società sviluppate sia nelle società in via di sviluppo. Con questi due libri il professor Yunus credo ci abbia fornito dei possibili correttivi all'attuale sistema economico mondiale e alle sue diseguaglianze, con una visione di lungo periodo supportata da dati empirici e da progetti molto importanti realizzati, come sapete, non solo in Bangladesh ma anche in Italia e in tantissimi altri paesi nel mondo. Se posso permettermi di dire, il professor Yunus, più che un nuovo ordine o una rivoluzione politica mondiale, ci impone a pensare a una profonda rivalutazione del pensiero umano che possa portare a un percorso, a un nuovo cammino di fiducia e di recupero della dignità nel mondo. In questi mesi governi, istituzioni nazionali e sovranazionali, economisti, studiosi di politica sociale hanno animato grandi dibattiti su temi della diseguaglianza, della marginalità, dell'esclusione sociale, della vulnerabilità, spesso usando questi concetti in maniera abbastanza indifferenziata. Io penso che questo sia proprio il rischio, cioè di fare delle discussioni un po' troppo teoriche. Penso che sia estremamente importante confrontarsi con realtà quali la Grameen Bank, quali la Fondazione Cariplo, che da anni elaborano politiche di azione contro la povertà con un impegno che tiene conto sia di una visione globale sia di una visione locale. Per queste ragioni sono particolarmente felice che la Fondazione Feltrinelli abbia potuto provocare questo incontro e questo meeting di questa mattina. Grazie. Grazie Carlo. Microcredito e social business per la riduzione delle povertà. E questo è il titolo dell'intervento che ci invita a riflettere sul progetto di Un mondo senza povertà, l'intervento che andiamo ad ascoltare del premio Nobel per la pace, Muhammad Yunus. Prego. Thank you very much. Grazie tanto. I'm very happy to be back. Sono davvero felice di essere tornato di nuovo in Italia, dove ho tantissimi amici, dove ho incontrato tante persone che mi sono diventate amiche dalla pubblicazione del mio altro libro. E c'era una storia asiatica che io raccontavo a quell'epoca, dopo la pubblicazione di quel libro, quando parlavo. Questo libro è stato poi tradotto in 18 lingue. Ricevo tantissime lettere da moltissime persone. Ma di tutte queste lettere, la metà arrivano dall'Italia.
There must be something. Quindi mi sono detto ci deve essere qualcosa, deve aver toccato una corda particolare nel cuore degli italiani, una corda che gli italiani hanno, ed è quella corda che esiste e che permette appunto agli italiani di questa risposta così calorosa, così entusiasta, una risposta che non viene solo dai giovani ma anche dai professionisti, dagli imprenditori, uomini di chiesa, suore, tutta una panoplia di persone diverse mi scrivono e mi hanno scritto, e quindi adesso con questo secondo libro mi domando come potrò di nuovo magari raggiungere il cuore degli italiani.